Allora, abbiamo qui con noi Vincenzo Valbo, mister dell'Associazione Sportiva di Catania, che abbiamo l'onore di ospitare qui a Motte Santa Lucia e che ringraziamo, qui presente con tutti i suoi ragazzi della box. Chiedo diciamo un po' l'attività che lei svolge, è la prima volta che viene in Calabria, diciamo, che traguardi hanno raggiunto i suoi ragazzi? Allora, abbiamo ragazzi esordienti come le donne che da un paio d'anni che combattono, quindi abbiamo un occhio particolare su di loro. È da tanto che diciamo non avevamo noi nella società, non avevamo donne, ora diciamo si sono avvicinate qualche donna e la stiamo curando. Infatti oggi combatte un esordiente, fa la sua prima, diciamo, il suo primo esordio. Poi abbiamo pugili professionisti, pugili dilettanti prima serie, novizi, schoolboys, diciamo un po' di tutto. Io personalmente faccio attività dal 90, sono istruttore e non è la prima volta, diciamo, che vengo in Calabria. Il maestro Francesco Cutruzzolà mi ha invitato altre volte, è una persona molto gradita e collaboriamo molto, quindi diciamo vengo spesso qui e porto i ragazzi a combattere. Devo dire che il calore della Calabria, come la Sicilia, non è male e mi trovo bene come se fossi a casa. Mi trovo bene. Del resto i ragazzi sì, fanno tanti sacrifici per arrivare anche a queste manifestazioni, anche se non hanno, diciamo, uno scopo che magari vincono un campionato, un qualcosa, sono manifestazioni ordinarie, però loro gli mettono il cuore, perché logicamente per loro salire sul ring è una cosa particolare, non è una partita di pallone che magari perdi ai punti, quindi la box, diciamo, è uno sport particolare che richiede sacrificio anche per una gara semplice, bisogna mettere lo stesso sacrificio che si mette per un campionato importante e basta. Spero che le persone, diciamo, che sono qui è la prima, accettino, diciamo, questo sport, che questo sport non è uno sport violento, voglio dire, questo è un'arte che si fa con tanta tecnica e i ragazzi gli si dà un certo equilibrio sia mentale che fisico, quindi diciamo non è uno sport dove tu gli insegni a dare cazzotti per poi andarli a dare nella strada. Ecco, il nostro insegnamento, diciamo, principalmente è non violenza, si discute non violenza, lo sport è regolamentato, ci sono delle regole e quindi non è assolutamente violenza, anzi è molta tecnica. Chi viene in palestra che magari ha avuto problemi, che magari i genitori me li portano, sa, il mio figlio è troppo iperteso, troppo irruento, ecco, quando vengono in palestra di pugilato si calmano, riescono a trovare uno sfogo perché sfogano la loro aggressività e quindi diciamo lo consiglio questo sport sia ai piccoli, ai grandi, a uomini e donne. E niente, qua c'è un atleta, vieni, l'esordiente, vieni che ti intervistiamo, vieni. Lei fa l'esordio oggi, come ti chiami? Vittoria. Vittoria come? Morales, è un po' emozionata. Lei fa, diciamo, l'esordio perché è il suo secondo match, a me è come se fosse un esordio, perché fino a quando non ne disputano 10, 15 non riescono a farsi calli. Possiamo chiedere perché ha scelto la box? Non lo so, non c'è una motivazione, in qualsiasi sport non c'è una motivazione. Come lo vede questo sport? Uno sport violento o uno sport invece di equilibrio? Di equilibrio e disciplina. La violenza non serve più di tanto. Grazie a voi. Grazie a voi.